Salve amici amanti e appassionati della simulazione di guida, io sono Fabrizio e quest'oggi ho l'onore di raccontarvi la seconda gara del campionato Seat Leon TCR organizzato da simdrivers.eu. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa gara per il divertimento offerto, lo spettacolo offerto, ma anche tutti quelli che si sono prodigati a diffondere live la gara come Nixos. E quelli che hanno messo a disposizione il replay come Fabrizio Ninci e Mau87 che ha pubblicato l'intera gara sul suo canale. Quindi grazie a tutti. Siamo ad Imola, quindi mancano pochissimi secondi all'avvio. 4.909 metri, questo fantastico circuito in cui appunto i protagonisti di questa gara si daranno battaglia. Siamo praticamente pronti, mancano 5 secondi. Attenzione al semaforo verde, scatenare l'inferno. Sono partiti. Ninci subito a proteggere la prima posizione. Grande spunto del Fabris che va a prendere una posizione. Novello anche è riuscito a guadagnare una posizione su Michele che è partito malissimo. Vediamo qui alla prima curva il primo problema di queste gare. Siamo tantissimi i piloti. Primo problema per Mucchio. Michele Liguori anche colpito. Peccato. Torniamo però lì davanti. Problemini qua dietro. Torniamo però davanti dove già un piccolo gruppetto si è definito. Ninci, attenzione, sotto pressione da Fabris, quindi sotto pressione da Novello, quindi sotto pressione da Michele che non ci sta a perdere due posizioni all'attacco qui. Qui si gioca praticamente tutto nel primo giro, bisogna imporre subito il ritmo mentre Novello cerca di farsi vedere da Fabris, è molto vicino, ma Fabris deve contenere e cercare di andare a cercare Ninci che sappiamo benissimo che ha fatto vedere i muscoli durante tutte le sessioni di prove e soprattutto in qualifica con un tempone. I primi tre erano in meno di 3 decimi, quindi si annuncia una gara molto molto interessante. Mentre torniamo su Novello. Perché Michele subito all'attacco, toccatina qui alle minerali, attenzione, vediamo chi è che la spunterà, deve andare un po' all'esterno, un po' di trazione per Novello, riesce a mantenere la sua posizione, mentre Saro Tuning cerca di approfittare, si fa vedere negli specchietti, vediamo qui alla variante alta che cosa succede, se Novello riesce a difendersi, sì, molto bene, con il diritto di traiettoria riesce a difendersi da Michele che è molto aggressivo, va un po' all'esterno, vediamo se sfrutta la scia qui sotto alla ripazza 1. Speriamo che la regia segua l'azione. Michele molto vicino. Vediamo, si fa vedere all'esterno. Staccatone. Un po' largo Novello. All'interno. E Michele si riprende la terza posizione. Bella azione, molto pulita. Peccato, Giuseppe ha perso l'attimo. Vediamo, continuiamo a seguire perché qui si può sfruttare la scia. Mentre dietro c'è Fabio Napolitano, Samuele Capagnino, Giuseppe Martino, Saro Tuning. Vediamo Giuseppe se alla variante del tamburello potrà sferrare l'attacco. Vediamo, continuiamo a seguirli molto vicino, vediamo. Vicinissimo, attenzione, si fa vedere l'attacco. Staccatone, all'esterno Michele viene a chiudere. Il tocco è Giuseppe un po' tagliato qui, peccato. E quindi si gira, incidente di gara, forse da rivedere, ma mi pare che Michele era nella sua traiettoria con una mezza macchina di vantaggio, mentre dietro Samuele e Cavagnino si danno lotta. Stiamo su Cavagnino, eccolo. Saro Tuning all'esterno. Fabio Napolitano un po' uscito. Gridello ne approfitta. Capagnino all'interno. Qui alla tosa. Riaccelera. Vuole guadagnare la posizione su Saro Tuning e Iva Gridello. Lotta serrata. Sono appaiati con Saro Tuning. Un po' di difficoltà, Saro. Era tra i primissimi. Forse non riesce a trovare il ritmo. All'interno qui alla Pirietella. Saro sul cordolo. Si è girato, non so se c'è stato un tocco con Gridello. Intanto Cavagnino gli ha dato la botta finale. Infatti, aspetta il Saro. Rimaniamo qui, vediamo. Si fanno superare un po' da tutti: da Max Zerbin, Fabio Solito, Eric Albonetti. Attenzione, Saro all'interno. Un'altra botta di Cavagnino. Sterminator, dovresti aspettarlo. Gli hai dato un'altra botta, peccato. E quindi ne subisce le conseguenze Saro Tuning. Cercheremo di fare uno speciale Samuele Cavagnino. Un video che ti ho promesso, caro Samu, e te lo farò sicuramente. Mentre torniamo in gara, mentre Albonetti in difficoltà esce, deve cedere il passo a Nixos, il nostro amico Nixos, che gioca con il casco di realtà virtuale. E torniamo su Martino, che è un po' in difficoltà all'inseguimento di Michele Soncini, che è riuscito a riprendersi la terza posizione all'attacco, all'inseguimento del Fabris, che è un po' arretrato, ha perso qualcosa rispetto a Ninci, il nostro poleman.
mentre torniamo a un po' nel retrovie per vedere cosa succede. Torniamo su Andrea Balocchi, lotta con Palmieri e Eric Albonetti. Palmieri sfrutta la scia, doppio sorpasso. Andrea ha il favore della traiettoria qui, sicuramente. Infatti, si prende tutta la strada per proteggersi. Attenzione, botta di Eric. Se cose non si fanno, un'altra su Palmieri, poverino, subisce tutti i danni e Andrea può scappar via. Occhio ragazzi, a queste azioni non sono assolutamente belle da vedere. Bisogna aspettare l'avversario e rispettarlo. Vabbè, sono cose che possono succedere. E torniamo su Andrea Balocchi, che lotta. Saro Tuning, poverino, in difficoltà, sicuramente avrà subito danni. Giuseppe Novello che cerca di rincorrere dopo l'incidente nel secondo giro. Mentre vediamo cosa succede anche dietro con Maurizio Palmieri che cerca di recuperare anche lui con Saro Tuning dopo quell'incidente. Vediamo lì davanti Fabris all'inseguimento qui sulla variante alta, mentre Michele è sempre più vicino. Nicci ha un grande ritmo, gira sul 52, l'ultimo del Fabris è il 53-052. 0,52, quindi sicuramente Nici sta martellando giri su giri per cercare di guadagnare quei decimi che gli daranno sicuramente la tranquillità a fine gara di poter stare tranquillo. Mentre torniamo su Giuseppe Novello, se riusciamo a trovarlo, eccolo qua. La regia ci dice che è molto vicino a Mucchio. Mucchio che ha subito danno in prima curva, poverino, sicuramente avrà subito danni. Vediamo qui alla Rivazza 1, all'interno Novello lo tocca, si girano entrambi e Novello lo aspetta, no, si è fermato e quindi riparte. Giuseppe qui è andato troppo violentemente e quindi di conseguenza subisce Mucchio il danno e si ritira Mucchio. Peccato, peccato perché poteva fare una bella gara, purtroppo due incidenti gli hanno condizionato assolutamente questa gara. Quindi torniamo su Nixos, il nostro amico Nixos, inseguito da Samuele, da Cavagnino, che cerca di inseguirlo mentre man mano è dietro, lotta tra i due, un po' a distanza, ancora un po' lontanucci qui alla tosa. Vediamo se Samuele riesce a guadagnare qualcosina, mentre man mano è un po' defilato. E il Balocchi che rimonta piano piano a cercare di ricucire la distanza che c'è tra i piloti davanti. Molto interessante capire anche la tempistica. Si definiscono comunque le posizioni ormai al terzo quarto giro, dopo comunque degli episodi un po' discutibili. Purtroppo sono cose che succedono qui in gara. E torniamo però su, vediamo cosa ci dice la regia su Maurizio Palmieri, che è molto vicino a Saro Touring, che ha subito danni, poverino. Ricordiamo che era partito in quinta posizione, se non sbaglio. Poteva fare bene, però ha subito un doppio danno da Samuele. Sono anche azioni che vengono a condizionare le gare dei piloti che si sono preparati, ma non importa, ormai quello che è fatto. Torniamo qui al commento di questa gara. Molto vicino adesso Maurizio su Saro. Saro, il compare di Catania, il nostro Rosario, simpaticissimo. Mentre Maurizio cerca di ricostruire, vediamo se qui potrà prendere la scia, sono un po' distanti, ma Saro sicuramente avrà danno. E iniziamo a guardare anche lì davanti perché il Fabris è in mezzo tra Ninci e Soncini, mentre Fabrizio Ninci ha un ritmo impressionante. E Michele si è parecchio avvicinato qui alla tosa, sicuramente avrà interpretato la curva in modo migliore rispetto al Fabris. E sappiamo che il passo di gara comunque di Michele Soncini è molto buono, riesce comunque a costruire dei giri impressionanti. L'abbiamo visto al Mugello, in cui è stato praticamente imprendibile con diciamo un assetto da gara un po' diverso da quelle che sono le aspettative. Guidava un gommone, a dire, a
come ci ha descritto poi a fine gara, il che questo fa parte dell'estro delle persone a cercare di capire cosa modificare per avere un assetto che possa dare quei decimi di secondo importanti per vincere a fine gara. Mentre torniamo su Nyxos, perché la regia mi segnala che dietro ci sono forse delle lotte, sono molto vicine, man mano si fa vedere su Cavagnino, mi pare che l'abbia superato. Sì, è un problema per Cavagnino che è uscito. Abbiamo perso un po' l'attimo, mentre man mano ne approfitta per superarlo. Balocchi anche, vediamo all'esterno. Samuele cerca di difendersi, ma Balocchi riesce a passare, aveva più velocità. Attenzione, Samuele si fa rivedere. Che azione perentoria da parte di Samuele. Balocchi cede la posizione per evitare danni. E fa bene, mentre Saro Tuning, mi dicono, inseguito da Palmieri, eccolo, lo ha costruito Palmieri, il suo giro per andare a recuperarlo, vediamo in scia, Maurizio si fa vedere negli specchietti, Saro deve difendere, ma sono un po' lontani, vediamo se alla prima variante riesce a portare l'attacco, vediamo, li seguiamo da vicino qui, alla variante del tamburello. Credo che un po' lontano, non ci pensa neanche Maurizio. Infatti, Saro riesce a fare la sua variante tranquillamente. Un po' lontano, torniamo su Balocchi che si è riavvicinato a Samuele Cavagnino. Sterminator che va fuori, vediamo. Andrea all'attacco, si deve allargare tantissimo. Tocco qui alla tosa e si gira ancora. Samuele, qui secondo me. Andrea forse non ha visto, non lo so, non voglio giudicare. E ancora una volta Cavagnino se ne esce pulito pulito e scappa via dal Balocchi che dovrà ricostruire per ricucire questo distacco che si è creato con un colpettino. Ma andiamo da Ivan, grande assente della prima gara, che è comunque in buona posizione, in settima posizione in questo momento. All'attacco di Giuseppe, all'inseguimento di Giuseppe Martino, che è un po' la sorpresa in negativo di questa gara. Si era preparato benissimo, aveva il ritmo di gara, un gran pilota, un po' in difficoltà qui ad Imola. Peccato, peccato perché Giuseppe ha fatto una gran gara al Mugello, anche qui, per carità, perché comunque la sesta posizione è sempre interessante, però sapendo che viene da un podio, un secondo posto costruito con i denti contro un Michele Soncini che sappiamo avere un gran manico, veramente un peccato. Però attenzione perché il Fabris e Michele Soncini lì davanti in lotta per la seconda posizione, rimaniamo qui alla Villeneuve, vicinissimo Soncini. Fabris un po' in difficoltà in questo stint di gara, alla tosa larghi tutte e due, viene a stringere Soncini per cercare di attaccare il Fabris, gli mette la pressione, sono molto molto vicini, molto molto vicini. Rimaniamo su Soncini. Michele, che non ci sta a cedere la seconda posizione, sa di avere il ritmo per andare a cercarlo il Fabris, per andare a cercare Inci, perché erano 0,51 millesimi di secondo, se non sbaglio, in pole. Qui alle acque minerali, molto veloce Soncini, molto pulito in questa fase. Vediamo se alla variante alta si fa vedere negli specchietti il Fabris sotto pressione. Deve rimanere concentrato ormai. Ninci è troppo lontano, deve difendersi. Attenzione, molto vicino. Soncini qui. Vediamo se sfrutta la scia. Attenzione alla rivazza 1. Qui si può attaccare. Vediamo, si fa vedere. Il Fabris chiude la traiettoria. Deve bloccare Soncini per non toccarlo. E quindi perde l'attimo. Il Fabris riguadagna quel pelino per respirare, ma il pelino saranno neanche un decimo di secondo. Mamma mia, sono veramente vicinissimi. E il Soncini ha ricucito comunque un distacco che si era creato, aveva perso addirittura due posizioni, quindi bravissimo Michele. Deve bollire in quella macchina lì, nel cercare di riconquistare la posizione persa. E il Fabris questa volta interpreta bene e quindi mantiene le distanze. Sono 8 i decimi che lo separano, se non sbaglio. Mentre Ninci lì davanti un treno, un martello. Ninci Hammer lo chiameremo. Mamma mia. Ha fatto
Bella la gara, interessante qui la tosa, l'interpretazione è completamente diversa dei due, il Fabris allarga molto per andare a stringere e cercare molta trazione, invece Michele cerca di percorrere meno strada possibile, sono molto vicini, intanto dietro Gridello è interessante vedere, molto molto vicino a Giuseppe Martino, come dicevo un po' in difficoltà, Gridello ha ricucito il distacco che c'era qui alla Pirietella, un po' largo Martino, Ivan aggredisce i Cordoli e si avvicina piano piano, interessante anche questa fase di gara con Ivan che cerca assolutamente di recuperare qui alle acque minerali, molto vicino Giuseppe, come se gli mancasse trazione, è vicino forse Ivan può pensare di vedere il punto debole di Giuseppe che viene a stringere sulla variante alta per far capire a Ivan qui non passi. Sono molto 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 vicini. Perdono un pochettino qui Ivan, cercare di ricostruire. Cerchiamo di restare qui un attimino per vedere se... No, è un po' lontano Ivan, quindi non può pensare di... attenzione però! Ha tirato la staccata Ivan, si era avvicinato quasi a dire Peppe muoviti perché sennò ti passo su. E attenzione perché secondo me... Qui alla variante del tamburello sicuramente Ivan inizierà a fargli cucù con la mano per cercare di passarlo. Sono un po' distanti comunque, ma vedremo alla fine se Ivan, dopo qualche giro di studio, riuscirà ad avvicinarsi e a sferrare l'attacco. È molto vicino, lo sente. Se... Lo conosco bene Ivan, so che sta studiando l'avversario per vedere dove è il suo punto debole. Secondo me nella prima parte Giuseppe riesce a mantenere comunque il distacco tale da dargli la sicurezza di tenere dietro Ivan. E nella seconda parte, soprattutto nella variante alta, è lì dove Ivan si fa vedere molto di più. E anche qui inizia alla tosa, molto vicini. Molto molto vicini. E Ivan sicuramente sta studiando l'avversario. L'ho già detto, lo so, ragazzi. Qui alla Piratella la interpretano in modo diverso. Ivan l'aveva aggredito un po' di più, cercando in questa volta di far scorrere di più la macchina per cercare di guadagnare qui alle acque minerali. Si fa vedere molto vicino. Attenzione, Giuseppe si deve difendere. Bloccaggio delle ruote. Ivan sente ormai gli scarichi. Molto vicino. Attenzione, qui Ivan può sferrare l'attacco forse alla variante alta. Si allarga all'esterno. Non è la buona posizione. Vediamo se Giuseppe riesce a chiudere. Sono praticamente appaiati, ma Giuseppe al favore della traiettoria. Sale sul cordolo, deve frenare. Ivan ne approfitta. Grande Ivan. Il falco della variante alta riesce a prendersi la posizione a scappare via. Peccato, Giuseppe aveva praticamente la buona posizione per potersi difendere. Ivan salta sull'occasione, è bravissimo e va a prendersi la sesta posizione. Ivan. Quindi bellissima azione, molto pulita, anche se scaturita da un errore di Giuseppe, ma comunque era stato costruito su una serie di giri inanellati di un certo livello da parte di Ivan, si sentiva, era nell'aria che l'avrebbe sicuramente superato. Mentre Max Zerbin si è avvicinato moltissimo a Fabio Napolitano, sta facendo la sua gara in solitaria, il quarantenne giovanotto del Piemonte, simpaticissimo, che saluto con tanto affetto. Cerca di costruirla, di andare a recuperare su Fabio Napolitano. Anche lui bravissimo, che sta facendo una gara spettacolare con un ritmo impressionante. Max non riesce ad avvicinarsi neanche alla Tamburello. Bella lotta a distanza dei due. Mentre vediamo cosa succede un po' nelle retrovie. Attenzione, Balocchi vicinissimo a Saro Tuning. Vediamo se Andrea, il parmense, riesce forse ad avvicinarsi a Saro, il combare di Catania, simpaticissimo. Andrea, che fai, tagli? Non importa. Con il coltello tra i denti, Andrea sicuramente incavolatissimo per l'incidente che gli ha fatto perdere parecchie posizioni. Molto vicino qui alla variante Villeneuve. Vediamo se in uscita riesce con un po' di trazione di più ad attaccare Saro. Quindi qui alla tosa, Saro difende bene. Intanto Pagliemieri dietro si fa superare da Novello perché è uscito di pista. Andrea Balocchi molto vicino, va largo, perde l'attimo, ma sta ancora dietro. Saro sicuramente avrà danni, ecco perché non riesce a sfruttare tutti i cavalli della sua Leon. Vediamo qui alla Piratella, la interpretano praticamente allo stesso modo. Bloccaggio, parecchio bloccaggio da parte di Saro. Qui alle Minerali, vediamo molto vicino Balocchi. Dai Andrea, ce l'hai a tiro.
E va largo e perde lo spunto, peccato. Torniamo su Fabio Solito, vediamo che succede. Qui mi dicono che Samuele è molto molto vicino, ma un po' distanti ancora per vedere qualche azione. E torniamo su Giuseppe Novello che aveva superato Palmieri, ma Palmieri si è ripreso la posizione, quindi nulla di fatto perché era uscito prima della tosa Maurizio, che ha subito comunque qualche colpettino proibito. Vediamo lì davanti che succede. Il Fabris ormai ha preso il largo rispetto a Michele e Fabrizio Ninci pure. Ormai le posizioni sono molto ben definite. Siamo ormai arrivati al decimo giro. Siamo al decimo giro, ragazzi. Mentre Gridello ha preso un po' di margine su Giuseppe Martino. Qui sono le fasi un po' così. Mentre Saro Tuning mi dicono. Mi dicono, ma sono io che me lo dico da solo, ragazzi. Cerco di mettermi. Andrea Balocchi, molto molto vicino. Aveva perso un po', avevamo visto. E qui alla Villeneuve riesce a recuperare. Lo vediamo. Attenzione, se riesce a mantenere la macchina dentro. Qui alla tosa. E Palmieri si sta avvicinando piano piano. Ma Saro comunque riesce a mantenere quella piccolo. Attenzione, andiamo su Cavagni perché è in lotta con Fabio Solito qui alla Piratella. Largo Samuele. Fabio ne approfitta. È molto vicino. Vediamo qui alle acque minerali. Si fa vedere. E sportivamente sta dietro. Dietro c'è anche Balocchi che è molto vicino. Samuele si gira, ne approfitta. Fabio appaiati, ma riesce a ripartire Samuele. E dietro lotta ancora Balocchi e Saro Tuning. Attenzione, Samuele si deve difendere da Fabio. Ma riesce tranquillamente. Blocchiamo qui, vediamo se riusciamo a vedere. No, la lotta ancora Andrea Balocchi è un po' lontano. Rimaniamo qui perché alla rivazza 1 ci potrebbe essere l'attacco di Fabio Solito che sta molto vicino. Attenzione in discesa qui, sesta marcia. Gas a martello. Attenzione, Samuele deve difendersi. Fabio si fa vedere. Vediamo se riesce. Si accoda. Deve frenare. Bella l'azione comunque. Non si sono toccati. E qui sicuramente la variante. Alla prossima variante, Samuele dovrà difendersi con le unghie perché Fabio è molto vicino. Vediamo, sfrutta la scia. Mancano ormai 4 giri. Questa gara emozionante, piena di colpi di scena. Fabio si allarga, si va a vedere, va a prendersi la traiettoria ideale. Si toccano, attenzione, ma Fabio gli dice: no, stai lì largo. Boom, bussatina, gli dà un bacino Samuele e va via Fabio. Non importa. Samuele avrà dato tanti colpi oggi e Fabio riesce comunque a prendersi la posizione. Qui la Villeneuve, attenzione Samuele, molto vicino comunque, non ci sta a cedere la posizione, ma deve rimanere accodato qui alla tosa. Intanto Balocchi aveva superato dietro Saro Tuning, ci siamo persi l'azione perché lì davanti c'era qualcosa comunque anche interessante tra i due. Ma attenzione perché Andrea comunque non si scrolla di dosso Saro Tuning e Maurizio Palmieri, ma comunque rimaniamo qui perché Maurizio può tentare l'attacco su Saro che è sicuramente in difficoltà perché rispetto ai tempi che aveva fatto segnare, come dicevo, nelle qualifiche, non è sicuramente il suo ritmo di gara, è molto in difficoltà, blocca parecchio. Attenzione a quei minerali, Palmieri è molto vicino. Vediamo se può sferrare l'attacco alla variante alta, si fa vedere. No, non ci pensa per niente, per il momento è troppo presto. Cerchiamo di cambiare. Torniamo lì davanti, rendiamo onore a Fabrizio Nicci che sta facendo una gara spettacolare. Zerbin, la regia ci propone Zerbin perché sta facendo un garone con Fabio Napolitano, praticamente a distanza saranno pochissimi decimi di secondo tra di loro. Mentre Andrea Balocchi, Maurizio Palmieri, Saro Tuning dietro, poverino, sicuramente avrà perso, ci siamo persi un'azione sicuramente, ma purtroppo sapete, sono le difficoltà della gestione della regia, vedere tutte le azioni è complicato. Mentre Zerbin lo vedo dai monitor dedicati alla mappa, che è sempre molto vicino
a Fabio solito, stanno facendo una bellissima lotta. E cerchiamo di trovare Max Zerbin. Stiamo qui giù alla alle acque minerali qui sotto. Sempre è come se girassero tutte e due allo stesso tempo. Stessa distanza, stessa tecnica, stessa interpretazione di curva. Max non riesce a trovare lo spunto per vedere dov'è il punto debole di Fabio. Mentre si avvicinano tantissimo a Saro Tuning. Infatti, Fabio Napolitano, ho detto solito, ma è napolitano. Cercherà sicuro. No, Giuseppe Martino, scusatemi ragazzi, mi sono confuso. È Giuseppe che è in difficoltà. E quindi Fabio Napolitano è molto molto vicino e trascina con lui Max Zerbin per andare a prendersi un'altra posizione. Il terzetto qui, ormai incollati, mentre Giuseppe fa uno scarto particolare, non abbiamo capito bene, mancano ormai 2 giri. Vediamo che succede. Torniamo su Andrea Balocchi, che è molto vicino a Fabio Solito. Molto molto vicino. Seguiamo l'azione da vicino. Manca un giro e mezzo. Dai Balocchi che prende la scia dietro Fabio Solito. Lascia lo spazio per il Parmense. Attenzione, l'attacco qui. Andrea all'interno si prende la posizione. Fabio però non ci sta, allunga la staccata. Attenzione all'interno, ma Balocchi gestisce molto bene qui alla variante del tamburello e riesce a prendersi la posizione. Un plauso per lui perché comunque Fabio aveva risposto in modo molto molto bello all'attacco di Andrea tirando la staccata per avere poi il favore della traiettoria, ma Andrea comunque è riuscito a ripartire tranquillamente, quindi bellissima azione. Ma attenzione, non è finita perché Fabio è molto molto vicino qui alla tosa. Vediamo se riesce a riguadagnare un po' su Andrea. E Fabrizio Nici, attenzione, mi stanno dicendo che ha doppiato Eric Albonetti e credo che sia assolutamente nell'ultimo giro. Credo che sia no, penultimo giro per Fabrizio, che ormai ha messo una distanza mostruosa, quindi rendiamo onore a Fabrizio perché manca veramente pochissimo. Credo che sia l'ultimo giro. Ha veramente fatto una gara impeccabile, ha fatto veramente tutto quello che bisognava fare, miglior tempo, pole, giri su giri. Credo che però sia Michele Soncini ad avere il giro veloce, ma lui è stato veramente molto molto tenace e ha diciamo subito messo il ritmo giusto di gara, e quindi meritatissimo questo ormai possiamo proclamarlo successo. Fabrizio qui ormai alla Piratella viene a disegnare le curve con tranquillità giù per le acque minerali, questa variante un po' complicata da interpretare. Attenzione, largo. Errore all'ultimo giro. Ninci, vediamo se il Fabris ne approfitta. E lo vede? Mancano pochissime curve. Ma è troppo lontano. Penso che Ninci ormai andrà a gestire. Mentre Michele pure ormai vede il Fabris un po' lontano. Ma mancano pochissime curve. Siamo all'ultimo giro. E il Ninci, brivido all'ultimo giro, ha fatto una gara impeccabile, perfetta, e viene a macchiarla con questo errore. Forse ha voluto strafare per andare a prendere il giro veloce. E infatti, con il cuore posato sul cofano, perché si è veramente cagato sotto, passa davanti al ristorante alla Rivazza 2 e può esultare davanti al suo team, il grande Fabrizio Ninci, che vince questa seconda gara del campionato TCR qui a Imola. Bravissimo, un plauso a lui. Rimaniamo bloccati qui per vedere sfilare tutti. Fabris, un plauso anche a lui. Sorpresona che si prende una posizione. Michele Soncini, bravo anche lui perché malgrado tutto ha dato tutto. Eric Albonetti che è stato doppiato, che passa in questo momento. E aspettiamo Ivan Gridello, bravissimo. Quarto posto per lui. Gran gara, veramente, fatta di giri costruiti uno dietro l'altro per andare a riprendersi delle posizioni, soprattutto su Giuseppe Martino che arriva
in lotta con Fabio Napolitano, anche lui un plauso. Quindi Max Zerbin che ha perso un po' lo spunto, Nixos, gara in solitaria, poverino, infatti non ci siamo proprio concentrati su lui. Man mano Daniele, gran gara, bravi, bravi tutti comunque ragazzi, perché è sempre complicato andarsi a costruire dei giri e a avere una progressione, soprattutto una costanza con questo tipo di macchina. Andrea Balocchi che ha lottato con i denti, Fabio Solito anche, Samuele Cavagnino, Sterminator, Giuseppe Novello, bravi tutti, veramente bravi tutti. Manca Maurizio Palmieri, Saro Turing e Eric Albonetti. Eccoli qua in lotta sino alla fine, passa la spunta Maurizio Palmieri, quindi mancherà Eric Albonetti che è stato doppiato e c'è ancora un giro da fare. Io ragazzi vi ringrazio a tutti, vi ringrazio anche per la pazienza dei ritmi non sempre costanti di questo commento, come vi dicevo è un po' complicato fare il commento da solo senza una regia. Vi ringrazio veramente tantissimo, se il video vi è piaciuto come al solito ragazzi lasciate un commento, un pollice in su, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, e ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati. Noi ci vediamo alla prossima, da Fabris è tutto, ciao!